Cordiale buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di A Tu per Tu con. Questa sera grande protagonista è la musica a 360 gradi. Abbiamo l'onore di avere qui con noi gli Angelina, rock band di Bassano de Grappa, e loro sono Alberto Fasolo, Luciano Fraccaro e Riccardo Turcato. Purtroppo manca Ciao. Marco Zanini Ciao. che per motivi di salute non è presente qui con noi. Gli mandiamo i nostri saluti. Ciao Marco. Dunque, ciao ragazzi, benvenuti e piacere di conoscervi. Chi sono gli Angelina, quando e come hanno deciso di dedicarsi alla musica e perché? Ciao a tutti ragazzi. Prima di tutto. Ciao. Ciao. Beh, allora, gli Angelina nascono più o meno 15 anni fa, circa, con, diciamo, il desiderio di suonare insieme dopo diverse esperienze di ognuno di noi in altri gruppi, però di suonare qualcosa che magari non era così conosciuto, insomma, così mainstream a quel tempo, e ci sarebbe piaciuto fare un gruppo che suonasse canzoni e facesse ascoltare gruppi che un po' meno conosciuti, che magari possono essere interessanti, o comunque, insomma, ecco, volevamo fare qualcosa di diverso. Questa è la parola giusta. Sì, questo sicuramente. Svelateci un attimo una piccola curiosità. Com'è nato il nome Angelina e perché? Qui scatta Strano, la dilla tu. curiosità un po' di tutti, dato che il nome è un po' particolare per certi versi, no? Nel senso, Angelina è un nome di ragazza, insomma. Diciamo Madonna. che per scherzo una sera avevamo, penso, per qualche motivo una foto di Angelina Jolie e l'allora nostro batterista. Insomma, diceva, c'erano in lista alcuni nomi e non sapevamo cosa scegliere. Quello che, vedendo la foto, ho detto, ma Angelina, come potrebbe essere un nome di quelli? Poi l'abbiamo un po' lasciato lì finché, ad avallare questa cosa, un articolo di giornale che diceva che questa, diciamo, comunità indiana, in questa comunità indiana, c'era questo maialino. Che per loro comunque è un animale molto prestigioso, insomma, sacro credo addirittura, di nome Angelina. Ed era un portafortuna per questa comunità. Quindi da lì abbiamo detto, ok, sebbene strano, teniamo questo nome e lo teniamo come nostro portafortuna. E questo è il quanto. Quali artisti hanno influenzato, ragazzi, la vostra scelta musicale? Una Diciamo sbalangata. tutti diversi, penso. Diciamo Ognuno le che sue. fortunatamente ognuno di noi ascolta musica diversa, quindi siamo stati influenzati nel gruppo da un sacco di gente, un sacco di gruppi, perché ognuno di noi appunto ascolta bene o male dei generi diversi, magari complementari, ma comunque sì, molti, direi molti, la parola più appropriata. Cosa dite? Sì, Svelateci qualcosa, magari. personalmente mi ricordo io la mia prima, insomma,
attorno ai 10-12 anni addirittura avevo le cassette, perché allora ovviamente c'erano le cassette, e con, pensa te, avevo gli Scorpions, gli Europe, e poi chissà perché, andando avanti negli anni, si arriva, penso, nel, sì, 92, 93, 93. Nascita di Zuropa, album degli U2, e io con Namba allora su MTV, pensa te che ricordi MTV, vedevo il video di Namba, un video un po' particolare con Diege, chitarrista sempre in primo piano, e pensa te, io mi sono innamorato degli U2 da quel video. Poi andando a ritroso, no, negli anni con gli album che hanno fatto appunto la storia degli U2, allora là non ci ho più visto, e diciamo che il mio amore principale, ecco, è rivolto a questo gruppo. Poi ovviamente ascolto anche dell'altro, indubbiamente. Facciamo parlare anche il nostro Al. Ehi, eccomi, mi sentite? Sì, ti Perché ho vediamo qualche bene, problema di Al, ti connessione. vediamo. Ok. Mentre per te, E gruppi di Al. riferimento, beh. Per me sono gruppi tipo i Cure, tipo Smashing Pumpkins, quel jam, la scena anni 90, diciamo, insomma, in inglese più alternativa, quella la base su cui sono nato, insomma. Mentre per Riccardo invece. Allora, concordo sulla parte inglese, come ha detto Al, perché anch'io sono nato ascoltando appunto Cure, Smashing Pumpkins, piuttosto che Blur, Oasis, tutta quella filone English, tra virgolette, ecco. Da lì poi a un certo punto ho cominciato ad ascoltare anche musica italiana, sempre sul filone alternativo, tipo Blu Vertigo, piuttosto che Scisma, piuttosto che cosa c'era ancora, i Subsonica, che ancora oggi sono vivi e vegeti, e insomma, quel genere lì. Beh, ora per voi una domanda sicuramente molto bella da conoscere e da sapere. Che cos'è per voi oggi la musica e come vedete soprattutto il futuro della musica? Questa è una Bella domandona. domanda. Per me la musica oggi è un motivo per me di espressione in più, indubbiamente. Al di là della nostra quotidianità, dettata, no, comunque dalle regole ordinarie, quindi famiglia, scuola, la musica è effettivamente diventata nel corso degli anni come una palestra, no? Un luogo dove andare a sfogare qualcosa e dove poter esprimere qualcosa. Scrivere poi musica propria è qualcosa che perlomeno personalmente tira fuori quella parte di me che normalmente non viene fuori, se non magari con persone molto intime, che potrebbe essere mia moglie, piuttosto che gli Angelina stessi, con cui insomma ormai il rapporto è diventato d'amicizia molto profonda. E quindi la musica indubbiamente è effettivamente la mia forma d'arte. Ok, sebbene insomma tante volte, no, si dice forma d'arte per gli artisti con la A maiuscola, ok? Non sarò un artista con la A maiuscola, ma sempre di quel range di prodotto sono, insomma, per quanto poco, senza essere, diciamo, come dire, gradasso nel dire, ok, questa cosa, penso, insomma, nel mio piccolo, di essere un piccolo artista. Per il futuro, vedo un bel cambiamento, cambiamento già in atto. Su diversi fronti, sulle tematiche anche da affrontare, anche con le canzoni stesse, e maniere nuove, ne parlavamo giusto in queste ultime settimane, trovare maniere nuove per andare incontro alla gente, per permettere alla gente di ascoltare i nostri brani.
La situazione attuale è ancora abbastanza critica dal punto di vista di, no, di live, eccetera. Quindi, indubbiamente, la scena futura sarà anche di inventarsi qualcosa, qualche formula, magari nuova, per poter proporsi davanti a un pubblico. Quello indubbiamente. Per Riccardo Turcato, invece, che cos'è oggi la musica? Beh, come ha detto Ciano, è una forma di espressione, lo è anche per me, perché effettivamente è un mezzo che ti permette di esprimere delle cose che magari non riesci a dire a parole o comunque che non riesci a esprimere. Noi, tra virgolette, musicisti, insomma, amatoriali, comunque siamo ben felici di poter esprimere i nostri sentimenti attraverso la musica, perché insomma è un ottimo mezzo di espressione. Il problema in realtà è che per gli altri, o meglio, per la società, la musica è diventata un prodotto commerciale ed è questa la cosa che a me dispiace di più, perché mentre per noi, appunto, che magari abbiamo già un'età, non dico, ma, beh, matura, abbiamo un'età matura per cui la musica ha rappresentato qualcosa di importante, anche perché era fatta in un certo modo, con una certa qualità. Adesso tutti sappiamo che la qualità è un po' scesa, è diventato un prodotto commerciale, quindi è un prodotto che vendi come i prodotti quelli che vendono al supermercato. Ci sono canzoni che durano un tempo di una stagione perché suonano per quel periodo lì e basta. Quindi la cosa che mi dispiace è appunto che la musica sta perdendo, secondo me, quel fascino, quel lato artistico che ha sempre avuto dagli anni 50, 60, insomma, da sempre. Pensa adesso che ci sono le canzoni che hanno tutto il sound anni 80, perché va di moda l'anni 80, e fra 2 anni non ascolterai più, non ci sono più i classici, le canzoni classiche degli anni, tipo quelli del rock degli anni 70, che le puoi ascoltare anche adesso e sono sempre dei gran pezzi. Sì, questo sicuramente, ad esempio per me la musica che io non suono e magari non canto, canto così per al karaoke, per passione, la musica sicuramente è anche un grande veicolo di emozione. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare anche Tonino Nardone che ci segue da casa. Ciao Ale, la musica è esclusivamente ritmo ed emozione. La musica si ascolta di solito con la testa o con la pancia. Andiamo a sentire ora che cos'è invece la musica per Al. Ah, sì, io concordo con quello che ha detto anche Tonino, che ha scritto. Veramente è emozione prima di tutto, è una cosa che ti senti dentro proprio. Quindi questo fondamentalmente, poterla suonare, oltre ad ascoltarla, poterla suonare per esprimere le tue emozioni, quelle che provi personalmente, insomma. Sì, grazie ragazzi. Abbiamo parlato di che cos'è oggi per voi la musica, ma ora vi chiedo come vedete il futuro della musica? Chi vuole iniziare? Andiamo da Luciano, dai. Vai, ciao. La vedo con la realtà aumentata. Ci toccherà vedere dei ologrammi tra poco nel palco che suonano. Beh, se ci pensate, i Gorillaz erano avanti su questa cosa, perché hanno fatto concerti che loro non esistono neanche di persona. Esatto. Sicuramente, sicuramente. Nel futuro, cioè, se intendiamo tecnicamente, sicuramente nel web succederà qualcosa, spopolerà la mania de fare qualcosa nel web, mini concerti o comunque esprimersi sempre di più tramite questo canale. E forse ahimè, si perderà quell'aspetto live di emozione, soprattutto che dà. Speriamo di no, comunque, speriamo di no. Per noi, no. Noi piuttosto andiamo fuori a suonare, anche se a orari impensabili, ma piuttosto si va a suonare. Questo tecnicamente, a livello di composizione, mi allaccio un po' a quello che ha detto Ricky, forse manca un po' di poesia, forse perché in un mondo così globale come quello che vediamo oggi, effettivamente le emozioni
rischiano di andare perse, ecco, per cui chi scrive canzoni di conseguenza, se è privo di emozioni, come fa a trasmettere emozioni nuove, emozioni innovative, piuttosto che a trasmettere qualcosa di sé alle persone, se lui stesso vive delle esperienze non reali, ecco, ok? Questo è un tema molto profondo adesso, no? Questa globalizzazione, questo web che spopola anche tra i più giovani, giovani che non vanno più fuori da casa, ok? Non voglio entrare in merito a queste tematiche più a cui servirebbe appunto dello spazio proprio più preciso, dedicato. Però ecco, questo secondo me andrà a influire nei prossimi anni su quelle che saranno le nuove leve, i nuovi poeti del futuro, i nuovi interpreti, nuovi gruppi, perché no? Quanto pensate sia importante ai tempi di oggi avere una forte identità musicale e come commenterete la vostra, ragazzi? Chi vuole iniziare? Andiamo da Riccardo. Beh, allora considera il fatto che adesso siamo bombardati dall'aspetto immagine, cioè i gruppi prima di tutto si creano un'immagine e poi si creano il suono, no? E quindi molto spesso cosa succede? Che per riuscire ad avere seguito, per essere ascoltati, devi dare un'immagine forte o comunque essere di un impatto abbastanza sì, forte, perché la gente si ricorda di te prima per l'immagine e poi arriva il suono, purtroppo. E quindi cosa succede? Che tu sei lì che suoni e dici, boh, voglio far ascoltare la mia musica a qualcuno, ok. Vabbè, però a questo punto devo fare una bella foto, devo fare un bel video perché altrimenti non mi ascolta nessuno. Problema, perché fare le cose fatte bene a livello di immagine, o hai uno che lo fa e lo paghi, oppure farlo da solo, insomma, o hai un'idea geniale e insomma, e ce la fai, oppure fai fatica a farti notare in questo periodo. Almeno io penso così. Invece ovvero all'origine Alberto Fasolo. Mi ripeti la domanda perché non l'ho proprio Allora, la domanda è ascoltata. quando, no, che la domanda è quando pensate sia importante ai tempi di oggi avere una forte identità musicale e come commentereste la vostra? Ah, cacchierola. Bella domanda. Beh, sì, è fondamentale in questa epoca avere un'immagine sia musicale che esterna proprio al suono, diciamo così. E quello è fondamentale. È difficile riuscire ad ottenerla nel marasma totale di sovraesposizione che abbiamo a livello mediatico e di informazioni. Perché vedi, è molto difficile trovare un punto fermo e riuscire a fare tuo qualcosa che ti renda personale. Sì, certamente questo, grazie Al. Commento di Erika. Sì, è arrivato anche un messaggio della nostra Erika Soster. Al, chiedi l'aiuto del pubblico. Sì, È la ci dottoressa piacerebbe Fiore sapere, ci Suprema. piacerebbe sapere. Mentre per voi ragazzi, quanto pensate sia importante ai tempi di oggi avere una forte identità musicale e come commentereste la vostra? Andiamo con Riccardo. Beh, l'identità musicale è importante averla sicuramente, perché se non ti distingui dagli altri, fai fatica a farti notare. Cosa succede? Che adesso, appunto, con la miliardata di immagini che riceviamo ogni giorno, è un po' difficile trovare un'idea originale per distinguersi. Noi, ti dico, come gruppo Angelina, abbiamo sempre puntato sul fatto di suonare la musica e farci vedere e suonare live per quanto possibile,
bene, riuscire a farci notare per come affrontiamo il palco, per come ci mettiamo lì a suonare e cerchiamo di dare il meglio di noi. Ecco, questo è quello che abbiamo sempre fatto, che in qualche modo abbiamo sempre cercato di sfruttare e siamo convinti che sia una cosa che alla fine di tutto possa essere vincente. Bene, bene. Sappiamo che scrivere testi di proprio pugno non è certamente semplice, anzi, bisogna lavorare, diciamo, sulla propria interiorità e integrità. Vorremmo sapere di cosa parlano i vostri testi e quali sono le, diciamo, le vostre aspirazioni. Vai, Ciano. Allora, lasciamo Testi. Ciano che è il nostro. Ne ho scritti, ma insomma, un po' tutti abbiamo scritto dei testi, degli Angelina, quindi insomma, indubbiamente anche i miei compagni di viaggio qua possono sicuramente dire qualcosa. Dal canto mio, i testi, diciamo, in un primo ascolto, in una prima lettura, sebbene abbiamo fatto il nostro primo album, completamente in lingua inglese. Adesso ci stiamo concentrando sull'italiano. I temi sono diversi. Ci sarà e c'era amore, perché fortunatamente l'abbiamo vissuto, e quindi perché non parlarne? Si parla di integrità morale, si parla di ricordi adolescenziali. E poi si parla di società, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo vissuto un po' negli ultimi anni, anche come notizie, che questo mondo ci bombardava. Si parla anche di terrorismo, addirittura, in una canzone nostra in particolare. Però il tutto è affrontato, sempre, almeno da parte mia, ho cercato di comunque racchiudere il testo in una sfera in cui si può leggere a seconda del proprio momento, della propria emotività, del proprio momento di vita, di quello che ognuno di noi sta vivendo. Cerco di fare questo perché i testi per me sono, ascoltando e leggendo i testi di altre persone autorevoli, altri autori autorevoli, vedo che leggendo quel testo adesso mi suscita qualcosa di molto forte, ma diverso da quello che suscitava 10 anni fa. E mi dà lo stesso entusiasmo comunque. Ecco perché io mi concentro anche a scrivere un qualcosa che sì, in una prima lettura può parlare d'amore, però se leggi con attenzione ti parla anche di qualcos'altro. Quel famoso messaggio un po' universale che deve esserci dentro, secondo me, ad ogni testo, sebbene principalmente ogni canzone è proiettata più su un argomento piuttosto che su un altro. Ecco, però cerco di dare anche degli spunti che possono dare delle emozioni anche diverse da quelle che effettivamente la canzone magari voleva in una prima lettura dire. Grazie Luciano. La musica piace Ma Marco. certamente al nostro Tonino Nardone. Io penso che un musicista, prima che imporsi con successo, abbia un bisogno materiale di suonare per esternare un'emozione o esporre un suo concetto. Bellissimo questo Assolutamente concetto. sì. Vero, molto vero. Ci saluta anche Francesco Napolano. Salve a tutti. Ciao Francesco. Il vostro primo album ufficiale risale all'aprile 2016. Il titolo è Every Love is a Fight. Il mio inglese è pessimo, scusate ragazzi, ma di che album si tratta, ragazzi? Chi vuole parlarci di quest'album? Ormai è passato anche tanto tempo da di farne uno nuovo, vero ragazzi? Ah sì, sarebbe ora. Dopo vedremo, vedremo, dai, intanto parlateci di questo bell'album, dai. Ah,
Considera nostro che album Ring is a Fight di test. è stato il nostro primo album e quindi non avendo mai fatto un album è stato un approccio nuovo per noi e quindi ci abbiamo dedicato molto tempo, abbiamo lavorato più che altro di sera e quindi siamo riusciti a scrivere le canzoni e poi a registrarle e ci abbiamo messo un po' di tempo, ma alla fine siamo stati contenti di aver fatto insomma una bella raccolta di canzoni. Pensa che le prime canzoni che abbiamo scritto, le abbiamo scritte, tra virgolette, non dico per caso, ma però noi facevamo cover e poi a un certo punto è nato l'istinto, di fare qualcosa di proprio e abbiamo cominciato a strimpellare, come fanno tutti, a suonare qualcosa che prima non c'era. A un certo punto ci abbiamo preso gusto, sono nate le canzoni una dietro l'altra, senza tante difficoltà, tra virgolette, e alla fine, quando siamo arrivati ad avere in mano il nostro album, siamo stati contenti, è stata una bella vittoria per noi. C'è scritto nel frattempo anche Cristiano Dionello, anche lui musicista. Ciao Ricky, ciao Ciano, non ciao Al. Poi ha continuato a scriverci anche una bellissima domanda per voi. Nella composizione di una canzone, nasce prima il testo o la musica? Ah, bella domanda, Cristiano. Bella domanda, 50 e 50. No, Bella, noi, allora, sono noi d'accordo. fino ad oggi, devo dire, perché voi non lo sapete, ma proprio oggi Ricky ci ha inviato due tracce nuovissime, fatte ad hoc per l'album che verrà, vabbè, non diciamo nient'altro. Cosa dire? Sì, 50 e 50 sostanzialmente, forse un po' di più, addirittura prima nasce la musica, dopo... E dopo il testo. Per noi di solito c'era Ricky che partiva con il suo giro, o anche Al che ci dava il suo giretto, poi in saletta si partiva e l'emozione che suscitava il giro faceva funzionare un altro giro ancora, poi si pensava un po' tecnicamente come passare da una serie di accordi all'altra, ovviamente perché la musica non è solo emozione al 100%, ma deve essere anche un po' pensata perché altrimenti non esce una canzone completa, diciamo così, ecco. E quindi a fronte di una musica sotto, io mi ricordo, cantavo parole, I testi bellissimi. non so in che lingua, forse in una lingua ostrogota, sumera dell'antica Babilonia, La lingua angelina. e poi lingua angelina, esatto, e poi per magia si assemblava dei testi che magari avevamo già scritto con una piccola modifica, partivano le rime. Siamo stati abbastanza fortunati anche con il primo album, in cui insomma i testi sono venuti fuori anche abbastanza velocemente, mentre in altri abbiamo pensato al testo e poi, bene o male, dietro un po' alla metrica del testo ci stava, abbiamo pensato al cambio, alla tonalità, un po' quelle cose là, è giusto che sia anche così. Bene, bene. Ci scherza un po' su il nostro Cristiano Dionello. Sospettavo nascessero tra un bicchiere di birra e una costata. Grande Cristiano, lo spirito ci vuole in questi Quello aiuta tempi. sicuramente. Tornando alle vostre produzioni, parliamo ora del vostro brano Oxygen. Com'è nato e di che cosa parla e cosa significa per voi, ragazzi, questo brano? Oxygen è in assoluto la prima canzone che abbiamo scritto, se non sbaglio. Esatto. Sì, sicuramente sì. Il primo testo, penso, primo testo completo, in ordine cronologico, il primo testo completo, sì. Nato sempre da un giro di Ricky che ci è ronzato nelle orecchie per un bel po'. E poi
poi, ecco, di Oxygen ho scritto io il testo, quindi io mi ricordo, tra l'altro, mi ricordo ancora, era una sera che l'ho scritto una sera a casa, sul divano, e c'erano delle cose che mi bazzicavano in testa, col giretto sotto, con la musica sotto, però non avevo chiaro in testa ancora il brano e mi ricordo che mi ha dato un po' di ispirazione una canzone degli U2 che si intitola City of Blinding Lights, una canzone di How to Dismantle an Atomic Bomb. E perché così stavo boh, un po' cazzeggiando Tra l'altro e penso che siano dei la testi. prima divi. No, dicevo che ancora oggi sono convinto che sia uno dei testi più belli che ci delle canzoni che abbiamo scritto. Sì. Infatti la prima strofa parte City Lights are Shining e dopo bla 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 e quindi questo piccolo excursus su questa canzone degli U2 ma a cui ho solo beccato no, le prime parole City Lights e poi da lì ho avuto un po' l'ispirazione in questo viaggio all'interno di una pseudo città illuminata che mi portava distante dalla persona che io amavo, e mentre giravo in questa città, in questo mio pensiero di girare in questa città illuminata, quindi vedevo varie luci, varie cose, sai, come immaginatevi in questa metropoli di notte tutta illuminata, però io avevo bisogno del mio amore, alla fine, del mio ossigeno, perché avevo bisogno di parlare, di chiarire un qualcosa che non avevo ancora chiarito con questo mio amore. E da lì è nato un po' tutto il testo, insomma, questo viaggio all'interno di questa città. Bene, bene, e dopo questa bellissima spiegazione da parte del nostro Luciano Fraccaro, andiamo ad ascoltare Oxygen degli Angelina. A voi, buon ascolto. City lights are shining through the night. I'm riding. I see the world, but I don't care. It's all in me and you there. Driving through the lightning street, burning loud, I never breathe. I feel fit to tell my truth, you have my love. And I'm ready. I love the way you talk to me, I love the way you come to me. I love the way you talk to me, I love the way you come to me. The laugh is the fall of the side, the love, we are the flame that never ends. I touch the sky with my hands, we are the street of loving dreams. I love the way you talk to me, I love the way you come to me. I love the way you talk to me, I love the way you come to me. And now the sound is coming. There is no love for loving. I feel you, baby, I can't forget it. I feel you, baby, I can't forget it. I feel you,
Baby, I can't forget it. I feel you. Baby, I can't forget you. E questa era Oxygen degli Angelina. Complimenti davvero, ragazzi. Un altro brano molto piacevole da ascoltare è sicuramente Starshade. Raccontateci qualche curiosità su questo brano. Pezzone. Starshade. Beh, qua devo per forza raccontarlo io Starshade, perché... Starshade è allora una storia complicata. Starshade, questa è una storia complicata, però cercherò di essere breve. Lo Starshade è un ombrello stellare che la NASA ha lanciato nello spazio per oscurare la luce che emaneva, se non erro, che emaneva il sole, emanava il sole rispetto al telescopio, insomma, che doveva controllare le stelle, quelle più distanti nello spazio, e che il telescopio non riusciva a studiare perché la luce del sole era troppo forte. Quindi allora hanno lanciato, pensate voi, questo ombrello che si è aperto nello spazio per impedire che i raggi solari andassero a disturbare questo telescopio. Insomma, ve l'ho spiegato in maniera molto, molto semplice. E a me è rimasto impressa questa cosa qua. E ho detto, quasi quasi ci scrivo una canzone, perché mi piaceva molto il senso dell'ombrello stellare che protegge dalla luce per poter studiare meglio oltre quello che sta oltre. Per me è stato come un interpretare un po' usare lo Starshade nella nostra vita per poter vedere il cuore delle persone, la vera anima delle persone che abbiamo davanti, che molto spesso ci è offuscata da troppa luce, cioè dalle maschere che la gente porta e dalle maschere che magari ho anch'io. Ed ecco, questo accoppiamento mi è venuto in mente così, con questo Starshade, che è un qualcosa che ci aiuta a leggere in profondità nelle persone, non fermarsi all'apparenza, e anche quando si tratta di amicizia, oltre che di amore, ma poi si può andare a oltre nella società, nei vari ambienti sociali, insomma. Tutto qua. E allora io direi che, se la nostra regia è pronta, di andare ad ascoltare appunto Starshade degli Angelina. A voi buon ascolto.
ready for Interstellar. I'm ready for breaking my heart. You wait for me and dreaming, or I'm lost tonight. Searching for your face through the stars. Then I'm blind when light has come. Nothing was like before. I'm waiting, I try to understand how this war is made of. I make one sense of my life. I want star shades to be launched between the stars. Oh, 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 star shade. Open your arms. I'm waiting to change my life. I'm waiting for what is next. I'm ready to walk on the cutting edge. Making me free from my hell. Day night, stay alive. Look around you. Don't believe the news talking of a revolution. Day and night, stay alive. Look around you. Don't believe the news talking of a revolution. Day and night, stay alive. Look around you. Don't believe the news talking of a revolution. To be lost between the stars. Open your arms. Oh, 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 star shader. To protect me from the sun. You lose control. E questa era una bellissima canzone, ovvero Starshade degli Angelina. Andiamo ora a parlare di un altro vostro brano di successo, ovvero Traces. Chi ce ne parla? Il nostro Alberto? Lo sentiamo, dai! Ops. Ecco, ho fatto la mia cappellina. Chissà perché se ne va proprio adesso. Parla di Traces, dai! Ti interroghiamo su Traces. Che hai scritto questo, no, ragazzi, è un grande testo, no, questo allora, è un grande testo. Allora, il testo l'ho scritto io, poi la musica ovviamente l'abbiamo fatta tutti insieme. E, vabbè, la canzone è nata da un solito, come il solito in saletta, è partita con un giretto di basso, poi si è creata tutta la cosa. È stata registrata con la voce e con il testo di Ciano in lingua angelina. E poi ascoltandola e riascoltandola,
mi ha trasmesso un'emozione di, per raccontare questa canzone, per raccontare di come le persone, le cose che ci succedono lasciano delle tracce nella nostra vita e dentro di noi. E quindi è una canzone d'amore, ma è anche una canzone di non amore. E parla di come tutto quello che ci capita lascia un segno dentro di noi. Io direi di andarci ad ascoltare appunto questa bellissima canzone che porta il titolo di Traces. A voi buon ascolto. Traces of your love are in my eyes. Traces from the past that still remain. Traces of your shame that I can hide. Remember every love is a fight. Stop the fight. Two faces in front of mine. You live, I die. We cross the line. Don't you know that I'm feeling wrong? Cross the line. Stop the fight. So you remember what's going on. Cross the line. Cross the line. Traces of your love are in my eyes. Traces from the past that still remain. Traces of your shadow that I can't hide. Remember every love is a fight.
faces of your loves on my eyes. Traces from the past that still remain. Traces of your shed that I can hide in. Remember every love is a fight. E questa era Traces degli Angelina, una canzone davvero stupenda, ci scrive il nostro Cesare Rizzolo. E sto aspettando la riedizione in vinile colorato e numerato, ci scrive il nostro Cesare. Va bene, io... Cesare, sarà fatto assolutamente. Allora, una domanda per voi: come state vivendo la situazione di questa pandemia, sia come artisti e anche come persone? Beh, non è, non è una situazione facile, esattamente. Beh, se posso dire la mia, noi tra virgolette siamo i musicisti amatoriali, quindi sì, la pandemia ci tocca, però pensiamo a quelli che lo fanno di professione, che poverini sono presi ancora peggio, nel senso che loro, oltre a non suonare per il gusto di farlo, purtroppo non hanno neanche uno stipendio, quindi sono presi ancora peggio di noi. Quindi, fatto questa premessa, diciamo che a noi purtroppo il fatto di non trovarci e non poter suonare insieme, logicamente non ci piace assolutamente, perché ormai gli Angelina sono come una seconda famiglia per tutti quanti noi, almeno sicuramente per me, ma penso anche per i miei colleghi. Quindi non vederci per tanto tempo e non provare, non suonare insieme, non è semplice. Ti demoralizza un po', purtroppo sì, non farci più di tanto, perché sappiamo tutti che non è che ci sia una soluzione, come dire, definitiva. Dobbiamo aspettare che tutto ciò finisca e poi finalmente potremo riabbracciarci e ritornare a suonare. Questo sicuramente. Concludendo purtroppo la nostra trasmissione, vi chiedo progetti e aspirazioni per il futuro di questi grandissimi Angelina. Indubbiamente, parlando anche a nome di Marco, anzi, un piccolo excursus nel nostro passato, un saluto anche a Walter Scotton, che era il nostro batterista con cui abbiamo fatto, con cui abbiamo composto il nostro album, il primo album. Poi le nostre strade si sono un po' divise per varie vicissitudini che la vita ci mette davanti, e adesso appunto abbiamo il nostro nuovo batterista Marco Zanin, che stasera non è più con noi, però credo di parlare anche a nome suo, che ci stiamo preparando con i nostri nuovi inediti, che saranno, credo, praticamente tutti in italiano. E quindi adesso stiamo lavorando a quello, sostanzialmente, tra testi, tra brani che ci spediamo, sfruttando anche questo periodo un po' così così, però lavorando da casa, insomma, qualcosa riusciamo comunque a portare avanti. E poi quando ci riuniamo di nuovo, insomma, verrà ancora meglio la cosa, sicuramente. Alberto ha detto al merchandising degli Angelina, come vedete, ognuno ha il suo ruolo, dai. Ad esempio, c'è chi come Erika, no, scusate, ho sbagliato messaggio. Chi come Erika Soster, nel futuro vedo Glastonbury. Magari.
Tanto già due anni che non lo fanno. Ok, ragazzi, in bocca al lupo per il futuro degli Angelina. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è ormai finito con gli Angelina, ma tra poco avremo altri ospiti, ovvero i Radice Cubica, gruppo hip hop crossover di Napoli. Da Alessandro Carraro e dagli Angelina per questa prima puntata con loro è davvero tutto. Spero di ritrovarli presto con qualche nuovo lavoro, magari. Assolutamente. Speriamo molto presto. Ciao Alessandro, ciao a tutti e grazie per l'intervista. Ciao. Grazie ciao, a voi. Ciao a tutti. Grazie ciao, a voi. Ciao. Ciao. Grazie a voi ciao, ciao. E arrivederci alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.